Bene, iniziamo a parlare di armonia interiore. Che cos'è l'armonia interiore? L'armonia interiore è la capacità di entrare in sintonia con quella che è la nostra sfera emotiva, con quelle che sono le nostre istanze emotive. È importante acquisire l'armonia interiore perché altrimenti avremo difficoltà nel mettere in atto la comunicazione efficace verso gli altri, cioè se non siamo in grado di interagire positivamente con noi stessi, difficilmente riusciremo ad interagire positivamente con le altre persone. Questo per il fatto che ovviamente se siamo uniti come persona, come entità, per raggiungere un obiettivo, una mission, un traguardo, allora tutto verrà più facile. Ovviamente per raggiungere un'armonia interiore dobbiamo superare quelle che sono le nostre paure, tenere presente che esiste un'istanza logica e che esiste un'istanza emotiva, tenere presente che istanza logica e istanza emotiva possono avere e spesso hanno delle esigenze diverse. Quali sono le paure che vive l'essere umano? Beh, intanto possiamo dire che le paure che vive l'essere umano sono retaggio di fatti accaduti nel passato. Addirittura si pensa che già nella vita intrauterina il bambino o la bambina tendono ad assorbire le paure vissute dalla mamma, con cui sono naturalmente nella vita intrauterina un'entità simbiotica, perché tendono a percepire, a vivere anche a livello emotivo tutte le emozioni percepite dalla madre. La paura è di fatto un'emozione, per cui se la madre vive una paura molto intensa o comunque ha dei turbamenti, dei traumi non risolti, questi tendono a trasferirsi al bambino. Addirittura ci sono delle filosofie che pensano che ci sia quasi una trasmissione genetica della paura da una generazione all'altra. Quindi nella filogenesi dell'essere umano in realtà ci possiamo portare dietro paure molto antiche, paure che ad esempio avevano i nostri progenitori primitivi e che poi ovviamente si sono diluite. Insomma, comunque il mondo della paura dell'essere umano è un mondo complesso, però di fatto tutti noi abbiamo delle paure, abbiamo dei timori e poi dobbiamo tenere presente che c'è tutta la parte infantile, adolescenziale, dove diciamo vengono fuori anche delle insicurezze in quanto il bambino ha delle esigenze, o perlomeno la parte emotiva del bambino ha delle esigenze, e queste esigenze vanno a scontrarsi con quella che è la realtà. Questo capita anche agli adulti, ognuno di noi ha delle esigenze che poi vanno a scontrarsi con quella che è la realtà. E non è detto che si tratti di una realtà pagante, la realtà potrebbe in realtà porre dei limiti, porre dei vincoli, porre degli impedimenti. Porre degli impedimenti perché degli ostacoli esterni ci impediscono di raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi, possiamo chiamarli oggetti di desiderio. Ma anche ostacoli interni, potrebbero essere delle nostre inefficienze, potrebbero essere delle nostre carenze, delle nostre mancanze, per cui magari non riusciamo ad avere il successo che vorremmo avere magari in ambito lavorativo oppure in altri ambiti della nostra vita. Questo può succedere, o in ambito sentimentale ad esempio. Quindi ci possono essere degli ostacoli, degli antagonisti che si oppongono alla realizzazione dei nostri obiettivi, oppure ci potrebbero essere il fatto che ci coinvolgiamo con oggetti di desiderio, con ambizioni difficili perché noi tendiamo, diciamo, andare emotivamente a ricercare lo stesso grado di difficoltà che abbiamo vissuto da bambino. Quindi se da bambini abbiamo vissuto un grado di difficoltà elevato perché ci veniva tutto difficile, ci venivano posti molti vincoli, da adulti tenderemo a ricercare delle situazioni, persone, fatti, lavori, obiettivi che analogicamente ci riproducano lo stesso grado di difficoltà. Ecco quindi che può succedere che non riusciamo, diciamo, a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi.
E può succedere che non riusciamo a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi anche per il fatto che una nostra parte, magari la parte logico-razionale, ha esigenze diverse rispetto alla parte emotiva e quindi potrebbe succedere che la parte logica comprime la parte emotiva. Ad esempio, una principessa potrebbe emotivamente coinvolgersi, innamorarsi dello stagliere, però la sua parte logica, cioè il fatto che è una principessa, una motivazione logico-razionale, le impedisce di vivere l'amore, di vivere l'innamoramento con lo stagliere. Ora, alla parte emotiva non importa niente che lei è una principessa e che lui è uno stagliere. Alla parte emotiva, nel momento in cui gli viene tolto l'oggetto di desiderio, l'oggetto che dà emozioni, in questo caso lo stagliere, si incavola e quindi va, diciamo, a scontrarsi con la parte emotiva, amplificando ancora di più le paure che già naturalmente sono esistenti negli esseri umani. Ma potrebbe anche invece avverarsi il contrario, potrebbe avverarsi che invece la parte emotiva, che attraverso ad esempio meccanismi come dire, automatici, istintivi, ci fa fare delle cose che normalmente non vorremmo fare. Non vorremmo telefonare a quella persona perché sappiamo che non è giusto farlo, perché ci sta trattando male, ad esempio, invece sentiamo l'esigenza di farlo, manco ci rendiamo conto e già stiamo telefonando. Poi dopo una parte di noi invece, tra virgolette, ci sputerebbe in faccia, la parte logica. In questo caso è la parte logica ad essere compressa, la parte logica ad entrare in sofferenza, per cui si genera, diciamo, una disarmonia di tipo riflessivo, cioè problematiche di tipo riflessivo, cognitivo. Perché fondamentalmente tendiamo a vivere una disistima in noi stessi. Possiamo vedere che per raggiungere il nostro successo in campo sentimentale, in campo lavorativo, nella vita quotidiana, dobbiamo imparare a venire a patti con le nostre emozioni. Lo diceva anche Vasco Rossi in una sua famosa canzone, sono venuto a patti con le mie emozioni, io le lascio vivere e loro non mi uccidono. Perché fondamentalmente pensare di non vivere delle paure è veramente difficile, di non vivere anche delle ansie, dei timori, delle insicurezze è veramente difficile. Spesso cerchiamo di nascondere a noi stessi e agli altri, diciamo, le nostre insicurezze. In realtà dovremmo semplicemente osservarle. Come diceva Osho, non è importante combattere, non serve in questo caso combattere, perché si tratterebbe di una guerra civile, di una guerra intestina che ci porta più danni che benefici, ma è molto importante invece riuscire ad osservare, semplici osservatori, osservare la paura, vederla, prenderne atto e lasciare che si esprima, anche perché poi ci sono delle paure che veramente sono molto profonde, ad esempio la paura della morte. Tutti noi inconsciamente o consciamente abbiamo comunque il timore di dover morire, di fatto. Un conto, cioè, è proprio iscritto, diciamo, nel nostro DNA questa cosa, per cui sappiamo che un giorno verrà la nostra ora, non sappiamo quando verrà la nostra ora, ma sappiamo che comunque verrà e non sappiamo neanche come avverrà. Beh, a meno di non programmarla, diciamo, in qualche modo non sappiamo come avverrà, potrebbe avvenire attraverso delle sofferenze, delle malattie, degli incidenti. E tutto questo ovviamente genera delle insicurezze, perché ci sentiamo tutto sommato in balia degli eventi, in balia delle forze della natura che non riusciamo a controllare. Ora, sperare di combattere, di comprimere, di nascondere queste paure è veramente difficile, anzi più le nascondiamo, più le blocchiamo, più acquisiscono potere. Lo diceva pure San Paolo quando parlava del diavolo e della forza del diavolo, dicendo, anzi no, pure un Papa lo disse, riportò questa frase di San Paolo, che probabilmente era Papa Paolo VI, disse che la forza del diavolo l'acquisisce nascondendosi all'umanità, non manifestandosi.
E così sono i nostri demoni interiori. Se noi li teniamo compressi, non li vediamo, non dobbiamo subirli, non dobbiamo aver paura della nostra paura, però dobbiamo semplicemente osservarli con serenità. Se riusciamo a fare questo, avremo imboccato, diciamo, la strada per il benessere interiore, non dico la strada per la felicità, ma sicuramente la strada per un'armonia profonda. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo incontro.